Ciao a tutti i Colors, benvenuti in questo nuovo video. Penso che i bambini dell'oratorio del mio paesello stiano partecipando al video a loro insaputa. Per fortuna non si distinguono le parole, le voci e non sono inquadrati, altrimenti YouTube mi toglierebbe subito la campanellina e tutto il resto che riguarda i video destinati agli adulti. Vi ricordo che sono attivi anche gli abbonamenti al canale, soltanto un livello a 4,99 € al mese, visto che col partenariato classico non vedrò un centesimo. Vi invito anche a suggerirmi nuovi video per le prossime settimane, perché sono a corto di idee qui sotto nei commenti, grazie. Nel frattempo, come avrete letto da titolo, quest'oggi facciamo il tag "Esistono i fantasmi", che ho appena visto dal canale della mia amica Sara dell'Angolo degli Arcani, ma non l'ha ideato lei, bensì un canale che non conosco, che si chiama Stagioni e che vi linkerò in descrizione come al solito. Credi nei fantasmi? Sì, ma non in quelli della televisione, come ha detto anche Sara, della quale mi invito a guardare il video. Non credo al suolo che ti sveglia di notte e fa wuhu. No, credo nell'esistenza degli spiriti, in tutto ciò che ruota attorno allo spiritismo, quindi che ci siano entità non necessariamente negative, ma anche e soprattutto positive, per fortuna, che continuino a vagare nella nostra dimensione, non per forza per un trapasso mai riuscito, ma i motivi possono essere tanti. Hai mai assistito ad un fenomeno paranormale? Certo, tantissimi. E se non sbaglio, ho fatto o uno o due video nel merito, quindi non ve li racconto nuovamente qui. Vi lascio i video nelle schede, cercherò di trovarli quantomeno, o magari vi lascio tutta la playlist paranormale, e quando avete voglia vi andate a vedere i video, scegliete quelli che vi piacciono di più, e magari se volete indicizzarli nuovamente potete lasciare un like e un commento. Ti è mai capitato di fotografare o filmare per caso un fantasma? No. Ho visto altre foto, ma in prima persona non l'ho fatto mai. Se qualcuno ti racconta di aver visto un fantasma, ci credi? Dipende, non c'è una risposta univoca. Può sembrare veramente che io stia rispondendo quello che ha risposto Sara, ma non è così, volutamente. Siamo semplicemente spesso molto affini nelle risposte a questi video. Anche nel mio caso dipende, perché io per primo non pretendo di essere creduto, cioè potrei alzarmi domani mattina e dire che ho visto mia nonna accanto al letto che mi veniva a salutare, ma non sarebbe vero. Quindi diciamo che dipende dalla persona, dipende dal contesto, dipende dal tipo di racconto. Oh mio Dio, ti piacerebbe vedere un fantasma? Dovrei superare le mie riserve prima, perché insomma non è una cosa da tutti i giorni vedere un'entità incorporea che ti si materializza così dal nulla. Infatti, se avrete guardato le mie esperienze paranormali, nessuna di queste implica la visione di un'entità incorporea. Mi piacerebbe superarlo e poi casomai vederlo. Consiglia un libro o un film che parli di fantasmi. Io paradossalmente tendo a non vedere i film a tema, preferisco più le indagini paranormali. Seguivo due canali prima, però uno purtroppo non è più attivo. Vi posso consigliare il canale dell'ISHP, Italian Spirit
Hunters Team, se non ricordo male, che è una famiglia di Roma appassionata in tutti i suoi componenti del paranormale, e magari chiederò a loro se hanno voglia di venire a vedere questo video. E per quanto riguarda libri, non sono in grado, mi ero ripromesso di riprendere a leggere nel momento in cui mi fossi trasferito, ma sto trovando adesso una mezza mattina pseudo libera in cui in realtà dovrebbero chiamarmi, e vi sto facendo il video. Il telefono potrebbe squillare in qualsiasi momento. La settima domanda chiede di taggare chi vogliamo, è un argomento molto di nicchia. Io avrei taggato Sara se lo avessi scoperto per primo, ma in questo caso è Sara ad averlo fatto, quindi non so chi taggare. Facciamo che chiunque veda questo video è libero di rifarlo, ricordandosi per favore di menzionare il canale Stagioni che ha creato il tag. Bene, se non siete iscritti, vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare un like di supporto. Se volete abbonarvi al canale al prezzo di 5 € al mese, da cui potete ovviamente ricevere. Io vi saluto. Guardatevi alle spalle. Ciao.